Da Bettola Stella, paese natale di Sandro Pertini, la parabola della campagna elettorale di Pierluigi Bersani per le primarie del centro-sinistra è un cerchio che si chiude. Bettola Stella è un cerchio che si chiude, segretario? Bel colpo, questo infatti a me è venuto in mente anche a me. Da Bettola Stella è un cerchio che si chiude. Da Bettola Stella, siamo in paesi, ecco, non oso naturalmente allungarmi questo paragone, perché io mi inchino a Pertini, ecco. Però certamente... quando si parla di radici si parla anche di questo, no? Era partito dal distributore di benzina dei genitori nel suo paese, Bettola, in provincia di Piacenza, e dopo aver fatto rifornimento nei sentimenti antichi della propria famiglia è arrivato alle radici della storia comune. Stella, dove si trova la casa natale dell'ex presidente della Repubblica, Sandro Pertini, il più amato dagli italiani. Tanto che Bersani sul registro della casa museo scrive: «Pertini ci indica ancora la strada del coraggio». Io credo che una figura come quella di Pertini segnali come nessun altro che cos'è il coraggio. Coraggio che a 20 anni ha mostrato da soldato semplice, usava allora per i socialisti, sul fronte. Il coraggio che ha mostrato andando in galera sul fascismo. Il coraggio che ha mostrato nella resistenza, nella fase costituente, il coraggio che ha mostrato il presidente. Giornalista, combattente, partigiano, ma soprattutto uomo politico, Pertini rappresenta la storia d'Italia. Bersani, durante la visita a Stella, fatta assieme al segretario dei socialisti Nencini, ha però lo sguardo rivolto al futuro, il futuro delle nuove generazioni. Non si possono avere foglie nuove se si tagliano le radici. E se uno ha l'impressione di vedere foglie nuove sull'albero avendo tagliato le radici, sono le foglie degli altri, non sono le sue. Per questo, un cerchio che si chiude, presente, passato e futuro, sono un anello indispensabile per l'Italia, bene comune.